Un saluto da Ivan Paparella e ben ritrovati sul nostro canale YouTube. Oggi conosciamo il nuovo Huawei Nova 9SE, sembra quasi uno scioglilingua il nome di questo nuovo smartphone. Un dispositivo che va a collocarsi nella fascia intermedia del mercato in ragione delle sue specifiche tecniche, ma anche e soprattutto per via di un prezzo che è fissato in 349 euro. Apro subito una parentesi: il telefono verrà lanciato il 24 marzo 2022, noi lo stiamo provando da oltre una settimana, naturalmente è un prodotto sotto embargo. Nella fase di lancio ci sarà anche un bundle, una serie di servizi e oggetti che vi verranno regalati insieme al telefono, come ad esempio un anno di garanzia aggiuntiva. Nella confezione trovate anche una cover trasparente, ma direi che la cosa più interessante sono le FreeBuds 4i, delle cuffie che io uso già da parecchio tempo, che hanno un costo intorno ai 90 euro, quindi direi che è un regalo piuttosto interessante se si considera che lo smartphone parte da 349 euro. Andiamo a vedere quali sono i dettagli estetici e tecnici di questo nuovo Huawei Nova 9SE. La cosa sicuramente che desta più la nostra attenzione è un display molto grande, 6,78 pollici. Tra le altre cose sono 6,78 pollici veri perché il display è piatto. Molti smartphone che hanno il display curvo misurano la diagonale dalle estremità di sinistra verso destra o viceversa, che comprendono anche le curvature, quindi al lato pratico il telefono è un pochino più stretto e la diagonale non è esattamente veritiera. In questo caso è un display piatto, quindi è davvero piuttosto generoso nelle dimensioni. Nonostante questo abbiamo un profilo che riesce a rimanere sotto agli 8 mm e un peso di 191 grammi, quindi siamo ben sotto i 2 etti. L'insieme di queste cose fa sì che questo telefono non appaia impegnativo da trasportare, e personalmente, chi mi segue da un po' lo sa bene, io apprezzo tantissimo i display grandi perché poi dopo un po' non si riesce più neanche a tornare indietro, quindi c'è un ottimo equilibrio. Dal punto di vista estetico vi devo segnalare anche la finitura molto bella con questa colorazione, con la finitura lucida, ma ahimè, come potete vedere, tende a sporcarsi in modo molto molto semplice, trattiene le ditate. Quali sono le altre specifiche di questo smartphone? Ritorniamo al display, ribadisco 6,78 pollici la diagonale con risoluzione 1080x2388 pixel, un pannello LCD, IPS LCD con frequenza di aggiornamento che può arrivare a 90 Hz. Anche qui i pannelli IPS secondo me vengono ingiustamente criticati per le loro caratteristiche. È vero, c'è qualcosa nelle caratteristiche di base di questi pannelli che li rende meno efficienti in alcune circostanze, quando c'è tanta luce, quando il display viene un pochettino inclinato, anche nelle migliori soluzioni tende a far degradare un pochino il colore. Se queste cose sono vere, è anche vero che i display IPS, secondo me, a parità di regolazioni, spesso riescono a rendere delle immagini che sono più verosimili, più fedeli. E questa cosa secondo me non è un dettaglio. Ecco, questo è un display che riesce a mettere insieme tutte queste cose che vi ho detto. Certamente patisce un pochettino la presenza di tanta luce, ma però la resa a colore è molto apprezzabile. Tra le altre cose ci sono anche delle regolazioni nella parte di settaggio del display che ci permettono di migliorare ulteriormente proprio la taratura fine del pannello. Nella parte superiore abbiamo una fotocamera da 16 megapixel e anche, vediamo se riesco a mettere a fuoco, qui c'è anche questa griglia che in realtà è incorporata nella scocca dello smartphone, quindi non va a interrompere la parte del display. Quella è la capsula auricolare. Nella parte inferiore, anche se non si vedono perché contrastano poco con il colore, ci sono i pulsanti che io lascio in evidenza. Se volete potete ovviamente utilizzare le gesture che ci permettono di interagire con la MIUI 12. Questo è il sistema operativo di questo smartphone. Naturalmente sistema operativo che è privo dei servizi di Google, che invece dispone dei servizi di Huawei, che comprendono ad esempio Petal Search e App Gallery, ma ci ritorniamo tra pochissimo.
Vi dicevo di uno spessore ridotto sotto gli 8 mm, un peso di 191 grammi. Sul profilo di destra abbiamo il controllo del volume, il pulsante di accensione che incorpora un ottimo, ottimo fingerprint, molto veloce e molto preciso. Una soluzione che ho molto apprezzato di questo dispositivo. Nella parte superiore abbiamo questo carrellino che ospita due nano SIM, ma purtroppo non l'espansione di memoria. C'è anche un microfono secondario. Praticamente liscio il profilo di sinistra. Nella parte inferiore abbiamo invece l'altoparlante di sistema, un connettore USB di tipo C e anche il microfono principale. Ritorniamo nella parte posteriore al modulo delle fotocamere, con la fotocamera principale che la fa assolutamente fa la voce grossa in tutto il contesto, perché c'è un sensore piuttosto grande, appena appena più piccolo di un pollice, con risoluzione da 108 megapixel, lente f1.9. Un sensore che riesce a operare in pixel binning, quindi va ad accorpare addirittura 9 pixel in uno in scarse condizioni di luce. Si abbassa un po' la risoluzione, ma ne guadagna assolutamente la resa, soprattutto quando le condizioni di luce sono particolarmente complicate. C'è poi una lente da 8 megapixel per ciò che riguarda la funzionalità ultra wide f2.2, e poi ci sono altri due sensori da 2 megapixel con luminosità f2.4 per la gestione della macrofotografia e degli effetti di profondità. Ovviamente c'è poi anche un LED flash a supporto del sistema. Sotto al cover una batteria da 4000 mAh. Perdo qualche secondo per la batteria perché l'amperaggio sembra non essere eccessivo. Viviamo in un'epoca in cui è facilissimo trovare smartphone con batterie da 5000 mAh e anche oltre. Ma Huawei ci ha abituato in passato la serie P stessa, che secondo me ha sempre rappresentato un punto di riferimento in tema di autonomia, sia sul P30 che sul P40, ma anche sul recentissimo P50, l'ho qui davanti a me, hanno delle batterie da 4000, 4300 mAh al massimo e non hanno mai avuto problemi reali di autonomia. Non li ha neanche questo Nova 9 SE per diversi motivi. Il primo è un processore che tra poco andiamo a descrivere, è lo Snapdragon 680, che mi sembra avere su questo dispositivo raggiunto un ottimo livello di efficienza, non solo dal punto di vista energetico, perché non scalda in modo eccessivo. Credo che poi concorra anche al buon risultato dell'autonomia proprio l'assenza dei servizi Google, perché è evidente che il telefono abbia molti meno processi ai quali dover fare fronte, soprattutto quelli in background, quelli che non si vedono. Insomma, il risultato è che questa batteria da 4000 mAh vi porta agevolmente a sera senza il minimo problema, e in realtà riuscite, magari con un utilizzo un pochino più parco, ad arrivare anche nella giornata successiva. Nota importante: c'è un caricabatterie in confezione da ben 66 watt, quindi la batteria viene ricaricata in un lampo, veramente in circa mezz'ora avete il telefono pronto per l'utilizzo, e questo è un valore aggiunto davvero importante. Andiamo a vedere le altre specifiche. Intanto apro la cartella delle impostazioni, visto che stavamo parlando di hardware e di processore, finisco questo paragrafo. Quindi, Snapdragon 680, un processore di fascia media, un system on chip di fascia media, con processo produttivo a 6 nanometri, che in questo caso supporta il modem 4G. Lo sapete bene, uno dei problemi procurati dal ban americano nei prodotti Huawei è quello che al momento non si possono utilizzare modem 5G. Credo che in questo istante sia un non problema, vista la reale copertura della rete 5G, però per un fattore di correttezza vi segnalo che questo telefono è 4G. Cosa invece mi ha veramente stupito è proprio lo Snapdragon 680, che ho provato di recente su altri telefoni e in questo caso mi ha veramente convinto. Intendiamoci, non è un processore super muscolare in grado di esitare delle super prestazioni, però è un telefono estremamente fluido e, secondo il mio giudizio, enormemente più reattivo di quello che ci si potesse aspettare. Quindi non ci sono mai rallentamenti, non ci sono assolutamente mai crash di sistema. È un processore davvero molto affidabile, che mi è piaciuto molto su questo smartphone. Scalda un pochino, sì, qui in questa zona durante i carichi più pesanti, ma mai nulla che possa portare la temperatura di esercizio oltre il livello di guardia. Infatti anche la batteria non ne risente, perché non ha innalzamenti anomali della temperatura. Il sistema viene anche assistito da 8 giga di memoria RAM e 128 giga di archiviazione. Ahimè, vi dicevo che non c'è l'espansione di memoria, e
Altro dettaglio che non ricordo di aver detto, non c'è neanche il jack audio da 3,5 mm, ma entrambe queste cose ormai non fanno quasi più notizia su tutti gli smartphone, perché i produttori stanno, per qualche motivo che per me resterà per sempre misterioso, decidendo di non rendere più disponibile l'espansione di memoria sulla gran parte dei telefoni. Siamo partiti dai top di gamma, ma questa cosa si sta riversando anche piano piano sulle fasce medio e medio-bassa del mercato. Va bene, prima o poi me ne farò una forzata ragione. MIUI 12, eccola qui, la riconosciamo dal punto di vista grafico, riprende ciò che abbiamo già visto di recente proprio sul P50 Pro, ma anche ad esempio sui tablet, sul MatePad 11 e sul MatePad 12.6. Allora, andiamo ad affrontare la problematica dei servizi Google, che in questo caso vengono sostituiti dai servizi di Huawei. Al lato pratico ci troviamo a poter interagire con AppGallery e con Petalsearch. AppGallery è un luogo dove vengono parcheggiate le applicazioni che possiamo scaricare liberamente. Petalsearch è un vero e proprio motore di ricerca che non limita la propria ricerca ad AppGallery, ma in realtà va a scandagliare tutto il mondo web alla ricerca delle applicazioni che stiamo cercando. Allora, AppGallery, lo diciamo ogni volta, ma non è un modo di dire, è la verità, è sempre più ricco di applicazioni. Ci sono ormai tutte quelle realmente importanti e le trovate su AppGallery senza il minimo problema. Petalsearch vi permette anche di andare oltre AppGallery e trovare tutto ciò che in realtà state cercando. Mi prendo qualche istante perché voglio anche raccontarvi qualcosa che io oramai è una sorta di procedura che seguo oramai da un paio d'anni, da quando appunto Huawei non può più utilizzare i servizi di Google. Ho personalmente visto sempre questa cosa non soltanto come un limite, ma come l'opportunità anche di utilizzare qualcosa di diverso che non sempre è solo un'alternativa, ma ogni tanto ci permette di utilizzare delle cose che sono anche migliori come strumenti. Personalmente ho identificato nei servizi e nelle applicazioni di Microsoft questo tipo di opportunità e utilizzo ad esempio OneDrive per i servizi cloud, utilizzo Microsoft Edge per ciò che riguarda la navigazione internet. Lo sappiamo benissimo che il motore dei browser Edge e Chrome è molto molto simile e quindi l'esperienza d'uso è davvero molto 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 simile. Utilizzo il traduttore di Microsoft. Se vogliamo utilizzare YouTube, basta aprirlo sul browser, creare un collegamento nella versione mobile di questo servizio streaming e l'abbiamo sempre a portata di mano. Quindi non ci sono limiti autentici, c'è qualche dettaglio sì che si può mettere a punto, ma con uno schema che è facile seguire e replicare, di fatto non ci manca niente. Ad esempio c'è Petalmaps, che è un sistema di navigazione molto molto interessante. Non lo si vede da molte parti, ma è un navigatore che di fatto viene gestito in collaborazione con TomTom, quindi non stiamo parlando di una seconda scelta, anzi, per certi versi stiamo parlando di una primissima scelta. Mi è capitato di utilizzarlo e io mi ci trovo davvero molto molto bene. Intendiamoci, sono delle, io vi sto dicendo delle cose alle quali credo, perché utilizzo telefoni Huawei, anche quelli privi, anche dei tablet, quelli privi di servizi Google, e secondo me ci sono degli schemi che si possono seguire proprio per avere un'esperienza d'uso che sia diversa, vogliamo dire alternativa, ma può essere diversa ed è assolutamente molto efficace. Tra le applicazioni preinstallate da Huawei vi segnalo Blocco Note, che è un sistema che ho sempre molto apprezzato perché tra le altre cose permette di scrivere a mano libera sul display come fosse un taccuino ed è una cosa che mi è sempre molto piaciuta. C'è il mitico Phone Clone che vi permette di migrare dati da un precedente telefono al nuovo telefono. C'è la modalità gioco, c'è Huawei Health con il quale potete tenere sotto controllo il vostro benessere fisico. Io ho connesso uno smartwatch che è combinazione proprio di Huawei, ho provato per molti giorni anche le FreeBuds 4i, e poi c'è anche Petal Clip, una applicazione di video editing molto semplice da utilizzare che potete scaricare tranquillamente sul telefono, che si integra alla perfezione con le dinamiche di funzionamento dello smartphone. Entrando nel paragrafo delle impostazioni, ritroviamo, ribadisco, ciò che conosciamo del mondo Huawei, quindi anche da un punto di vista grafico ci troviamo un po' a casa. C'è Device Plus che ci permette di creare una sorta di gruppo di lavoro tra vari dispositivi di Huawei, quindi per anche far passare dei contenuti tra un dispositivo e l'altro in maniera estremamente semplice. Qui dove c'è display e luminosità troviamo alcune delle cose di cui vi parlavo poco fa, come ad esempio la modalità scura,
Di qui si può intervenire sulla modalità colore e temperatura, quindi anche andare a lavorare sul punto di bianco, sull'intensità del colore. E qui c'è anche la risoluzione intelligente, quindi possiamo far decidere allo smartphone quale sia la migliore risoluzione da utilizzare, magari per consumare ancora meno corrente, e anche la frequenza di aggiornamento del display che potete lasciare su un livello dinamico oppure fissa su standard o elevata, 90 Hz o 60 Hz, decidete voi. Io ho sempre lasciato su 90 perché i vantaggi secondo me sono molto superiori agli svantaggi, nel senso che ne si guadagna in fluidità e si perde molto poco dal punto di vista dei consumi energetici. Che cos'altro possiamo trovare? Dati biometrici, vi parlavo prima anche di un fingerprint molto molto efficiente, lo trovate qui sulla destra, funziona veramente molto molto bene. Vediamo che cos'altro c'è. Privacy, come sempre si possono anche bloccare le applicazioni, lo vedete qui, quindi le applicazioni non verranno aperte se non ci sarà il riconoscimento dell'utente. Vediamo, ecco, c'è anche l'assistente di Huawei integrato nello smartphone. Ecco, qui si fa riferimento ai servizi di Huawei con questo tipo di applicazione. Andiamo a eseguire i nostri consueti test e partiamo dalla parte telefonica. C'è una SIM di Kena all'interno di questo telefono, quindi chiamiamo il servizio clienti di Kena. Attiviamo il viva voce, eccolo qua, adesso dovrebbe arrivare anche la risposta. Scopri il mondo di Kena. Siamo a disposizione per rendere uniche ed esclusive. Allora, la parte telefonica mi è molto piaciuta, direi che va molto bene per ciò che riguarda la ricetrasmissione del segnale, ma mi è piaciuto anche il livello di acustica, sia in capsula, direi forse di più in capsula che per il viva voce. Mi sembra che ci siano delle sensazioni più calde dal punto di vista sonoro in capsula che per il viva voce. Il volume è piuttosto alto per entrambi, ma non c'è la modalità stereofonica, cioè l'altoparlante è mono e anche questo è un dettaglio. Andiamo a vedere la navigazione internet. Prima avevo aperto qualche cosa. Ok, c'era anche YouTube. Guardiamo, ecco, questa è una notizia che credo sia proprio di oggi, che riguarda Huawei sull'apertura di due nuovi servizi di post vendita al cliente. Richiamiamo la nostra home page ed ecco qui anche una navigazione internet che, lo vedete, è piuttosto fluida. Ci sono proprio delle micro tra le transizioni più veloci, la comparsa di porzioni bianche, ma siamo veramente ai dettagli. Si naviga che è un piacere, vedete la velocità, lo scroll, non ci sono problemi, non ci sono impuntamenti, e questo è una sorta di immagine figurata delle prestazioni del telefono. Non è ovviamente il telefono più veloce che vi possa capitare di utilizzare, ma è un telefono affidabile, fluido, che non vi farà mai mancare la potenza necessaria per le normali applicazioni quotidiane. Andiamo a vedere la fotocamera, infine, la gestione della fotocamera. Allora, fotocamera che viene gestita come sempre con l'interfaccia utente di Huawei, che poi in realtà è molto simile a quella degli altri smartphone. W ci indica la presenza della modalità ultra wide. Possiamo andare su uno per, scusate, ma sono dietro alla fotocamera, faccio un pochino fatica. Poi si può lavorare ovviamente sui livelli dello zoom, si può arrivare fino a 2x, considerate però sempre che stiamo lavorando su qualcosa di digitale. Allora mi allontano un pochettino per eseguire anche una fotografia. Ora andiamo a vedere anche qual è la resa. Qui ci sono una serie di altri pulsanti, come ad esempio la modalità ritratto, la modalità notte, la modalità apertura, quindi che vi permette di lavorare manualmente sull'apertura del diaframma. Risoluzione video, ecco, anche qui c'è qualcosa, mi aspettavo qualche cosina in più nella resa video, non tanto per la qualità del video, che è assolutamente buona, stiamo parlando di un prodotto medio, però si può girare soltanto in Full HD a 30 fps. È un po' un peccato, non mi aspettavo il 4K, ma magari un 60 fps, sì, l'avrei assolutamente gradito. Qui alla voce altro troviamo anche qualcosa di interessante, come ad esempio la possibilità di utilizzare doppia visuale, molto comoda per chi magari vuole fare del vlogging con questo telefono. Ovviamente possiamo inquadrare sia con la fotocamera frontale che con la fotocamera
quella fotocamera posteriore. Cosa anche molto carina è quella di poter switchare la fotocamera anteriore, quella posteriore, durante le riprese video e anche di mettere in pausa. Anche questa è una cosa sempre comoda. C'è la modalità Pro e c'è anche la possibilità di scattare in alta risoluzione, quindi vengono coinvolti tutti i 108 megapixel del sensore durante le operazioni di scatto. Qui ci sono anche delle modalità creative, l'attivazione più o meno forzata del flash dell'intelligenza artificiale. Ma andiamo a vedere anche come si è comportato il nostro smartphone proprio nella resa fotografica. Allora, partiamo. Vabbè, possiamo partire anche da qui volendo. Queste sono delle immagini scattate proprio durante la presentazione di una decina di giorni fa. Il telefono ci è stato immediatamente consegnato e noi tutti con i colleghi ci siamo divertiti a installarlo e a fare qualche prova. Allora, queste sono delle foto abbastanza normali. Qui invece abbiamo provato a indugiare anche un pochettino sullo zoom. Lo vedete, questo è uno zoom digitale che quindi va a deteriorare in maniera molto importante il dettaglio. Questa foto è mossa, quindi evito di farvela vedere perché è proprio c'è un errore di scatto da parte mia. Qui invece siamo all'aperto con la ultra wide che mi sembra avere un buon bilanciamento per ciò che riguarda anche le linee orizzontali e verticali, non ci sono eccessive deformazioni. Mi sembra che ci sia davvero un ottimo, ottimo lavoro anche della ultra wide. Questa è la 1x, poi ho provato anche a usare la 2x e anche uno zoom digitale che mi pare arrivi fino al 10x, ma lo vedete in questo caso i dettagli sono veramente, veramente compromessi, quindi magari evitate di andare oltre il 2x, fino a 2x in maniera assolutamente serena perché l'immagine mantiene un buonissimo dettaglio. Una serie di altri scatti, anche qui con la presenza di un forte controluce, qui ho provato ancora lo zoom digitale, ma lo vedete, guardate che anche questi colori che si vedono ci danno il senso di quanti dettagli si siano deteriorati con l'utilizzo dello zoom digitale. Ho provato anche a utilizzare qualche selfie, poi in post-produzione se volete potete anche sfocare l'immagine, ma potete anche sfocare con la modalità apertura e funziona piuttosto bene. Una serie di altre immagini all'aperto qui all'Arco della Pace. La resa della ultra wide non fa altro che confermare ciò che vi dicevo qualche istante fa, con una buona gestione delle linee orizzontali e verticali. Zoom digitale, ecco, sì, si riesce ancora a leggere ciò che c'è scritto sulla parte superiore dell'arco della pace, ma ribadisco, il dettaglio è davvero compromesso. Direi invece piuttosto bene la resa della macro. Questa macro l'ho eseguita però con l'inquadrascatta, senza attivare la super macro, che secondo me dà dei risultati, ora li andiamo a vedere, un pochino contrastanti, ma ci sono queste macro che sono molto molto buone. Maya che stava riposando, direi anche una buona resa delle immagini al chiuso con dettagli ben percepibili. Non è una foto semplice questa a scattare perché c'è un'illuminazione molto scarsa, una stanza appunto con una leggera penombra e devo dire che si è comportato in maniera molto molto efficace, direi ben oltre le mie reali aspettative. Ancora qui un fiore in modalità macro, qua un bicchiere. Ecco, queste due foto sono scattate la prima con l'inquadrascatta con la fotocamera principale, direi che c'è una buona messa a fuoco e anche una buonissima resa del dettaglio. Guardate come si vede questa, come la vogliamo chiamare, leggera peluria, non so se posso chiamarla così, su questi rametti di questi pomodorini ramati. E questa invece è scattata con la modalità macro, c'è cioè una resa colore secondo me meno efficace e appena si zoom si perde dettaglio perché ovviamente la lente macro ha, tra virgolette, soltanto 2 megapixel. Personalmente continuo a preferire la modalità automatica per eseguire questi scatti. Una serie di fotografie notturne, certamente lo scenario di scatto meno favorevole per un telefono di questo tipo, in questo caso era veramente buia la situazione in tutti i casi. Si fa una certa fatica a vedere il palazzo che avevo di fronte, anche il cielo è piuttosto rumoroso, in questo caso siamo con la ultra wide. Queste invece sono immagini scattate con inquadrascatta e qui con la modalità notturna. C'è certamente un miglioramento evidentissimo quando si scatta con la modalità notturna e devo dire che ho apprezzato molto questa foto. Credo che sia necessario valutarla in chiaroscuro. È una foto
sostanzialmente non leggibile, nel senso che se la si va a zoomare si capisce che qui c'è un palazzo, si vedono le finestre, qui c'è una palazzina più bassa. Se la guardiamo così però sembra un'immagine completamente nera con in evidenza solo le luci. Però la verità è che questa è l'immagine che vede il mio occhio, perché spesso la modalità notturna tende con degli artefatti, con l'intervento dell'intelligenza artificiale, degli algoritmi, di tutto ciò che vogliamo, a riprodurre un'immagine certamente più bella dal punto di vista estetico, ma che spesso non corrisponde alla realtà. Spesso si vedono dei cieli quasi azzurri quando il nostro occhio li vede neri. Ecco, queste sono delle immagini con una qualità intermedia, non esagerata, che però sono molto fedeli, cioè l'immagine che io vedevo è questa, non è quella che può venire creata in altro modo. Altri scatti estremamente difficili, interni con scarsa illuminazione, c'è questo manichino al quale rompo le scatole esattamente come alla mia gatta per eseguire alcuni test, e nonostante la presenza di una luce molto molto debole, anche questa è una stanza con una penombra molto evidente, devo dire che ci sono dei dettagli piuttosto buoni, anche zoomando si vedono bene gli occhiali, si vede la capigliatura del manichino, guardate anche questo ciuffo che cade qui sulla guancia, è ben visibile, e devo dire che al di là certamente della presenza di un pochino di rumore digitale, un pochino di disturbo, sono delle immagini con una resa piuttosto buona, quindi mi sono divertito anche a asciugare la foto in post produzione. Questo invece è il giocattolino colorato che abbiamo appena visto, e vorrei farvi vedere anche da qui ciò che vi dicevo prima. Guardate quanto il colore vero del giocattolo sia tanto simile a ciò che vedete nel display. Ecco, ciò che vi dicevo all'inizio sulla fedeltà cromatica di display IPS è ben spiegata da questa immagine. Sono praticamente identici e non è cosa di poco conto, soprattutto quando magari si ha la pretesa di fare qualche fotografia tra virgolette un pochino più seria, magari per farci qualcos'altro che non sia soltanto la condivisione sul mondo dei social network. Che cosa possiamo raccontare di questo Huawei Nova 9S? Un telefono gradevole da utilizzare che, al di là di ciò che abbiamo appena finito di raccontare, assenza di servizi Google, eccetera, eccetera, è un telefono che mi ha stupito per l'efficienza complessiva che ha, perché abbiamo a che fare con un processore di un livello intermedio, la serie 6 è proprio una fascia media, ci sono alcuni processori della serie 7 che sono in grado di esitare delle prestazioni molto molto importanti, ha superato di un bel po' le mie aspettative dal punto di vista proprio della reattività complessiva. È un telefono affidabile con una buona velocità che non dà mai la sensazione di essere seduto, cioè di doverci fare aspettare troppo per le varie attività. Ci sono tante funzioni, c'è un buon livello di autonomia, c'è un eccellente sistema di ricarica, c'è anche una fotocamera che nel complesso è piuttosto buona. Alla fine credo che sia bene fare affidamento quasi sempre sulla fotocamera principale. La resa della ultra wide è discreta, ma se riusciamo a scattare con la fotocamera principale ci sono delle prestazioni di un livello assolutamente molto molto valido. Vi ribadisco il prezzo e la promo di lancio: 349 euro, e al lancio riceverete un anno di garanzia aggiuntiva, una ulteriore cover e anche le Huawei Free Buds 4i. Mi fermo qui per questo video e vi rimando alle prossime recensioni. Un saluto da Ivan.